carenza dei servizi sanitari è proprio legato alla scarsità del numero dei medici. È un piano che garantisce per i prossimi anni il superamento delle criticità registrate per la scarsa programmazione passata. Siamo certi che avremo medici in grado di lavorare sul territorio con una inversione di tendenza totale. Lo ha dichiarato l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini al termine della conferenza stampa, in cui sono stati annunciati 6.608.000 euro per portare a 110 le borse di studio per i medici di medicina generale e a più di 40 i contratti di formazione per i medici specialisti. Obiettivo: combattere l'impoverimento professionale e favorire il ricambio generazionale del sistema sanitario. Il tema delle borse di specializzazione riguarda anche la scarsa appetibilità di alcune tipologie, quali sono la medicina d'urgenza, il 118, anche gli stessi medici di medicina generale. È per questo che, accanto allo sforzo che la Regione compie attraverso le sue risorse, è necessario che il tavolo di contrattazione collettiva nazionale preveda un aumento di emolumenti, di trattamenti, di queste prestazioni, perché altrimenti la risposta potrebbe essere una risposta che parte molto fiacca. Questa mattina ho sollecitato il Presidente dell'ARAN ad avviare il tavolo appunto per rivedere i trattamenti, alcune prestazioni tipo quelle notturne, festive, quelle dei pronti soccorsi del 118, perché appunto la scarsa appetibilità di queste specializzazioni può comportare anche il fatto che non vi siano adesioni a questi trattamenti previsti con le borse di specializzazione. Con questi interventi la Regione Marche, dagli ultimi posti, sale ai primi posti della classifica nazionale dei contratti a finanziamento regionale in rapporto al numero di abitanti. Con questo aumento delle borse andiamo a recuperare un differenziale che vedeva i medici che andavano in pensione come numero molto più elevato rispetto ai medici che entravano nel circuito della nostra medicina territoriale e nelle nostre reti ospedaliere. È chiaro che dalle borse all'ingresso nelle strutture passa un periodo che è circa di un anno, ma si interrompe dall'anno scorso in realtà con la medicina generale un trend che andava ad aumentare ogni anno questo differenziale. Nel dettaglio, al fine di incrementare le borse di studio per il corso di formazione specifica in medicina generale, la Regione stanzia complessivamente 1.750.000 euro di risorse proprie del bilancio oltre il fondo sanitario. Invece, per i contratti di formazione per medici specialisti, stanzia più di 4.900.000 euro. Fondamentale la collaborazione dell'Università Politecnica delle Marche. Attualmente i dati del Ministero parlano per il nostro Ateneo di 901 borse e sono ancora in atto le iscrizioni, ma per la prima volta la Regione ha aggiunto un numero molto consistente, passando dalle 5, 4, 6 borse annuali a 42 borse, e tutto questo è stato fatto in collaborazione con il nostro Ateneo, in particolare con la Facoltà di Medicina e Chirurgia e con il professor Mauro Silvestrini, che ne è il preside, proprio perché offriamo in questo modo nuove opportunità anche alle nostre studentesse e ai nostri studenti diventati medici. Quindi credo che si tratti di una risposta alle nostre comunità, ai nostri territori, a questa esigenza di salute sempre più forte. Mancano i medici e dobbiamo intervenire.